Ecco la prevenzione primaria, addirittura lo fa, ha fatto e ha pubblicato un lavoro su Manuel, grazie al fatto che è riuscito a eliminare il reale rischio congenito della madre e del padre e fatto nascere questo bambino sano. Come? Ristrutturando e rimodellando l'attività mitocondriale. Sono un esempio. Lui dice, portatemi, qualsiasi persona che dice non è vero, non è possibile, no, sono tutte cavolate, prendesse 10 persone, le mette, gliele fa visitare e capisce che probabilmente bisogna fare un atto di umiltà e ascoltare magari chi ha 60 anni di esperienza clinica. Lo dico perché? Perché anche di fronte alle novità come può essere S-Drive, anche qui oggi abbiamo 120 centri in Italia che lo stanno usando. Quindi ci sono già persone che lo usano e sono soddisfatte. E ci sono già le persone. Il discorso deve partire da una nuova consapevolezza e un approccio completamente diverso che non è né diagnosi ma prevenzione. Come dicevo questa mattina, è inutile continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Se no ci sarà poverino gli è venuto l'infarto, poverino gli è venuto il tumore, poverino è sempre stanco, non riesce. Bisogna, quindi, benvengano strumenti a supporto, non alternativi, perché quando io sento parlare, ma allora questo, no, questo è uno strumento, è il braccio lungo dell'anamnesi, di quello che tu non riesci a vedere. Punto. Perché le diagnosi ce l'abbiamo già, gli strumenti per fare diagnosi. Ma se tu vivi in un ambiente malsano, il danno lo vedi quando hai già modificato il microRNA a livello epigenetico. Secondo me sarebbe meglio capirlo prima quali sono i fattori che ti stanno danneggiando. E da cosa dipendono? Da quello che si mangia, si beve, si pensa, si respira e dall'ambiente in cui si vive. Ogni secondo noi consumiamo ossigeno e idrogeno, siete d'accordo? Anabolismo e catabolismo cellulare, consumiamo vitamine, minerali, ogni secondo invecchiamo, rispetto a stamani abbiamo 6 ore in più, probabilmente siamo vecchi di più, no? Sì, sì. Allora io non posso essere uguale a quello di questa mattina, con nessun tipo di esame, a meno che non è un esame standard, allora che mi valuta un parametro e una patologia, ma in quel caso io trovo un problema, non faccio prevenzione. Allora è un altro approccio. Non so se sei d'accordo, professore. Bene, allora dove. Allora vado a presentare. L'abbiamo messa su formazione. Allora vado a presentare. Oltre che un ricercatore straordinario nel mondo, devi parlare qua perché. Sì, no, se mi spegnete questo. Sì. Vado a presentare, oltre che un medico, un ricercatore. E una persona capace di unire i puntini veramente, perché io devo dare atto che Luigi Montano è un medico, un grande professionista nel suo settore, ma è anche una persona che è capace di unire i puntini e quindi vedere anche le cose che possono essere utili per veramente migliorare la qualità della vita delle persone, quindi unire le forze, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi grazie per quello che stai facendo anche nella tua terra da sempre e questa cultura della prevenzione che è dentro di te, che penso possa essere un passo avanti per tante persone, un grande esempio. Quindi, grazie Luigi. Grazie Giorgio, e
ormai sono più volte che ci vediamo con alcuni di voi. Allora, io vi parlerò appunto della prevenzione a partire dal preconcepimento, quindi dai gameti, e quindi il titolo Oltre la fertilità. Allora, diciamo così, questa è una rappresentazione di tutto quello di cui forse probabilmente ne avete già parlato stamattina, parlando di ambiente in termini generali, e cominciamo a guardare come, per esempio, il global warming è più impattante in Italia rispetto al resto del mondo e come il testicolo sia estremamente sensibile alle alte temperature. Questo è quello che una proiezione fino al 2070 di come sempre il global warming ha un effetto in particolare sulle aree del sud Europa, quindi quello che succederà a breve. E siamo ormai nella era dell'antropocene. Sapete, questa è l'era che è stata datata con l'esplosione del primo esperimento atomico nel New Mexico nel luglio del 45 e quindi con la ricaduta la presenza, che prima non c'era ovviamente in natura, degli isotopi radioattivi, e fa riferimento un po' a quella data, 1950, 45, poi 50, e difatti fa riferimento, secondo questo tipo dunque secondo questo articolo che poi è stato presentato su Nature nell'agosto 2016, e il tema è antropocene, per valutare, per vedere come in effetti l'uomo agisce sull'ambiente e qual è l'impatto che appunto l'uomo ha sull'ambiente. E poi l'altro concetto di esposoma, che fa riferimento a come misurare l'impatto dell'ambiente attraverso la valutazione di alcuni biomarcatori. Questo è tutto quello di cui ne avete già parlato. Questa è una rappresentazione di come appunto è il peso dei pesticidi, in particolare in Italia. Se voi vedete che l'Italia insieme alla Francia ha il maggior consumo di pesticidi in Europa, ed è ovviamente lontano dalla Cina, ovviamente lontano dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dalla Brasile, ma comunque è un paese in cui si usano troppi pesticidi. Queste sono le sostanze che noi possiamo ritrovare nei nostri fluidi se andiamo a fare un biomonitoraggio umano, quindi presenza di diossine, CB, metalli pesanti. Quelle sono le vie attraverso cui queste sostanze entrano nel nostro organismo, quindi la via aerea, la via cutanea e la via alimentare. Tutte queste sostanze, come sapete, hanno un'azione di interferenza endocrina. In pratica si sostituiscono ai nostri ormoni e quindi alterano il metabolismo cellulare. Questi sono i meccanismi con cui agiscono queste sostanze, appunto chiamate interferenti endocrini. Un po' tutte le sostanze chimiche che ci troviamo. Ma è ancora importante questo elemento, che già nel 2012 questa rivista mise in guardia sull'effetto di basse dosi di queste sostanze. Considerate che in una mela ritroviamo circa 15-20 pesticidi. Ognuno di questi, se presi singolarmente, è nel limite della norma, almeno secondo le normative attuali europee, ma se insieme consideriamo queste sostanze, e che hanno anche meccanismi diversi, è ovvio che certamente il cocktail di queste sostanze non ha certamente un effetto positivo sulla salute, tanto è vero che proprio questo articolo, già basse dosi di queste sostanze hanno degli effetti assolutamente negativi sulla salute generale. Questo è uno studio invece pubblicato appena qualche mese fa, anzi un mese fa, 2019, che è quello che mette insieme una serie dunque di dati, tra l'altro uno studio fatto su circa 2000 mamme residenti in una zona vicino ad vicino a colture agricole, e il paragone fra queste che vivevano in vicinanza appunto di regione dove c'era una importante esposizione a pesticidi rispetto
invece a donne in cui non c'era questa importante esposizione a pesticidi, in effetti vi è un aumento importante dell'autismo. Questo è stato pubblicato appunto nel marzo 2019, l'ho preso appena ieri, ho letto giusto l'altro, quindi, ma la potete ritrovare ovviamente su PubMed. Questa è un po' la presentazione dell'Europa e di come in effetti la pianura padana rappresenta l'area più inquinata d'Europa. E ancora, se noi vediamo in Italia altre zone, pianura padana, la zona della Valle del Sacco, la zona dunque del Terra dei Fuochi, ancora tanto, Gela, sono appunto le aree dove maggiore è la pressione ambientale, in questo caso PM2,5. E questo è un articolo di Lancet del 2018, settembre, in cui in effetti è stato valutato l'incremento negli ultimi 20 anni del cancro dell'infanzia e dell'adolescenza in Europa. E questo non è solamente dovuto ad una concentrazione maggiore o minore di tossici durante il periodo embrio fetale, perché sembra, quello di più avanti, che queste alterazioni possono essere dovute a modificazioni epigenetiche a partire proprio dal preconcepimento e quindi dai capelli. Questo è un po' una rappresentazione di come in effetti l'Italia rispetto al resto del mondo presenta un'incidenza maggiore di alcune patologie, in particolare quelle cardiovascolari e quelle che fanno riferimento alle malattie cancerose. Quindi l'Italia è comunque un paese che risente molto della pressione ambientale, è forse il paese più inquinato d'Europa insieme alla Polonia, e voi vedete questo studio, Fentieri, appena nel giugno 2018, lo studio che mette in paragone, in comparazione, le aree ad alto impatto ambientale, siti di interesse nazionale, con le aree a basso impatto ambientale. E in effetti, in queste zone, sono circa 45 i siti di interesse nazionale, vi è un eccesso appunto di patologie cronico-degenerative, in particolare quelle tumorali, 62% dei sarcomi e tessuti di mondo, 66% delle leucemie mieloidi, 50% dei linfomi patologici. E se voi fate riferimento a questo altro pezzo di diapositiva, 5 milioni e mezzo sono le persone che vivono nei siti di interesse nazionale. Di questi 5 milioni e mezzo, solo 2 milioni e mezzo vivono nella zona della Terra dei Fuochi, dove fa l'alto più rapido. Gli studi sull'impatto dell'inquinamento e la riproduzione sono in enorme crescita. Questa è una diapositiva che si ferma al 2017, ma gli studi ormai sono quasi oltre 6.000 che mettono in relazione ambiente e fertilità. Questo è un lavoro del 2019, quindi due mesi fa, identifica 1251 appunto rischi riproduttivi a partire da metalli pesanti e diossine e pesticidi e tutto il resto che viene tutto giù. Questa è una carrellata un po' di alcuni degli effetti dell'inquinamento sulla salute riproduttiva a vario livello, gli effetti negativi dell'elettromagnetismo, e quindi 21 studi su 27 dimostrano in effetti che c'è un peso importante, in particolare sul liquido seminale, sulla motilità spermatica e poi sulla fermentazione del DNA, sul DNA spermatico. Effetti. Questo è un lavoro invece del 95 che dimostra per la prima volta come l'apparato di produzione maschile in natura è estremamente sensibile, molto più sensibile rispetto a quello femminile, alla contaminazione ambientale. Questa furono considerati due laghi, uno inquinato dell'area Popoca e due non inquinati della Florida. Nell'area Popoca, il lago inquinato, c'era una presenza di pochissimi maschi, coccodrilli maschi. Quei pochi che c'erano avevano testicoli piccoli, pochi spermatozoi e pene piccoli. Noi che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo che in effetti i giovani di oggi, noi tra l'altro stiamo portando avanti un progetto sulle aree a rischio ambientale in Italia, hanno gambe più lunghe, braccia più lunghe, pene più piccolo, distanza alogenitale più
corta e testicoli di più, appunto, spermatozoi, quindi tutti in termini sia qualitativi che quantitativi. Queste sono le rappresentazioni di come anche l'embrionamento agisce sulla parte riproduttiva femminile, quindi riduzione dei livelli di estradiolo, concentrazioni di DNA più bassi, o dei fotipotenziali, quindi sono tutta una serie di elementi che mi fanno capire quanto l'ambiente incide ovviamente l'embrionamento sulla potenziale riproduttiva delle donne. Qua ancora, addirittura come l'embrionamento atmosferico peggiora la risposta ovarica a stimolazione, riduce il numero di embrioni di qualità migliore. Ancora come il particolato 2,5 induce infiammazione endometrica, gli effetti post-concezionali dell'esposizione ambientale comportano, appunto, si presentano con questi temi molto spontanei, molto fetali, basso peso alla nascita, ridotta circonferenza cranica, nascita aperta e malformazione, cioè, sono tutti indicatori sensibili danno l'esposizione ambientale dei bambini. Queste ve le faccio passare. Fondamentalmente noi stiamo in una condizione di dover rispondere all'impatto ambientale. Ormai la questione è tale che dobbiamo adottare delle misure di resilienza. Questo invece, entrando un po' più nell'argomento che riguarda appunto la parte riproduttiva, di come l'inquinamento determina delle alterazioni epigenetiche sulla linea germinale maschile e femminile. Questo è un insieme, sono una serie di articoli che ho messo insieme, tra cui c'è anche uno mio insieme al CLR, sulla come queste alterazioni possono indurre patologie cronico-degenerative nelle generazioni, nelle nuove generazioni. E se voi vedete, le alterazioni della qualità di embrione seminale incidono in maniera importante, ma la natura in qualche maniera si difende. Si difende con o non c'è fertilizzazione, oppure c'è la fertilizzazione ma c'è un aborto spontaneo, di solito entro i 3 mesi, oppure se passa una maggiore suscettibilità a malattie delle attuali generazioni, quindi malattie di geneticamente trasmesse alla discendenza. Sembra, le donne stanno dimostrando questo fino alla terza generazione. L'epigenetica è una branca nuova e questo invece è stato già rilevato alla prima generazione, soprattutto in padri esposti professionalmente o obesi o fumatori. Quindi lo cattivo stile di vita, un'alimentazione scorretta e l'esposizione ambientale favorisce attraverso meccanismi epigenetici trasmessi dagli ambienti a delle alterazioni e quindi delle malattie, soprattutto nella fase dell'infanzia e dell'adolescenza, così come abbiamo visto nell'articolo di Lancet, che dimostra come in questi 20 anni ci sia stato un aumento importante di malattie cronico-degenerative, in particolare leucemie e malattie linfoma negli adolescenti. Questa invece è la rappresentazione di quanto in effetti l'ambiente ha inciso sulla salute generale. Basta vedere il calo della concentrazione degli spermatozoi negli ultimi 30 anni, 59,3%. Questo è il calo della concentrazione di spermatozoi negli ultimi 30 anni nei paesi occidentali. Non esiste, credo, fluido o comunque indicatore più sensibile, più veritiero del libro segnale. Qui abbiamo uno specchio più fedele di quanto ambiente, cattivo ambiente, stili di vita errati incidono sulla salute globale. Questo è quello che è successo negli ultimi 15 anni in Cina. Sapete la Cina che sviluppo ha avuto? C'è stato solo negli ultimi 15 anni un 30% in meno del numero di spermatozoi e una riduzione della motilità spermatica, quindi due parametri fondamentali dell'ipotesi. Siamo un po' ormai, soprattutto l'Italia, di sotto della soglia del 2.1, il limite al di sotto del quale la popolazione non può essere sostenuta. Abbiamo un calo delle nascite drammatico di oltre il 16% dal 1980 al 2015, oggi siamo arrivati al 19%. E questa è una rappresentazione, non riporto i dati, forse è un report dell'Istituto Superiore di Sanità,
il tasso di natalità, non deve essere riportato qua, è di 1,26. L'Italia è il paese, insieme alla Corea e al Portogallo, a più bassa natalità del mondo. E questo certamente per fattori socioeconomici, certamente per il fatto che ci si sposa, diciamo così, in età diciamo quasi avanzata, diciamo la media delle donne che hanno figli in Italia è circa 33-34 anni, per i maschi 35. Sapete che per la migliore capacità di produttiva si ha fra i 20 e i 32 anni, dopo i 33-34 anni la riserva urbanica si dimezza, la concentrazione di spermatozoi, la qualità spermatica comunque si riduce dopo, nei maschi dopo i 35 anni. In più ci si mette la pressione ambientale, che è sempre maggiore, ci metti l'età, ci metti la pressione ambientale, e quindi è ovvio che c'è una difficoltà oggettiva ad avere figli. E l'Italia purtroppo è messa molto male. Questa è invece sono una serie di lavori, ce n'è uno che non ho riportato nel 2018, che indicano come il seme sia un ottimo marker di salute generale. Una cattiva qualità del bioseminare si correla ad una minore aspettativa di vita sana. Quindi chi ha una cattiva qualità del bioseminare muore prima per tutta una serie di patologie cronico-degenerative, tanto alle malattie cardiovascolari, eccetera. E come invece, se il seme è un ottimo indicatore di salute generale, come invece il seme è un ottimo indicatore di salute ambientale. Un po' ci sono questi dati epidemiologici che indicano che c'è un calo drammatico della qualità seminale nei paesi occidentali. Un po' sempre da studi epidemiologici, soggetti che vivono in zone dove maggiore la pressione ambientale hanno una cattiva qualità seminale, in particolare vi sono quindi danni genetici, epigenetici, frammentazione del DNA spermatico, una riduzione della motilità, una maggiore abortività nelle coppie. Studi tossicologici indicano in maniera inequivocabile come in effetti i contaminanti agiscono in maniera negativa sulla qualità seminale. I meccanismi con cui avviene l'alterazione seminale è appunto sono genetici, epigenetici, di interferenza endocrina e stress ossidativo. La spermatogenesi, tra l'altro, a differenza dell'ovogenesi, è un processo continuo che inizia dalla pubertà, per cui sono cellule che si riproducono in maniera continua e ovviamente sono molto più sensibili a tutta una serie di stress chimici e fisici. Le donne hanno una riserva ovarica alla nascita, lì rimane e si consuma poi fino alla menopausa. Le cellule spermatiche sono cellule piccole, hanno uno spazio citoplasmatico molto piccolo, quindi hanno una capacità intrinseca di antiossidanti minore, tanto è vero che è compensata dalla presenza di antiossidanti nel plasma seminale. Gli ovociti invece hanno un grosso citoplasma, quindi hanno delle difese antiossidanti interne maggiori. In più la membrana spermatica è ricca di acidi grassi polinsaturi che sono estremamente sensibili ai radicali di ossigeno. E ancora il liquido seminale è un grande bioaccumulatore. È possibile misurare nel liquido seminale tutta una serie di contaminanti e poi nello stesso tempo andare a valutare appunto gli effetti a partire da quelle caratteri, dalle valutazioni miniche, motilità, morfologia, poi andando sempre più in fondo sulla valutazione del DNA spermatico, la frammentazione, la redoxone, le donne, ci sono tutta una serie di esami che oggi vengono portati avanti per meglio misurare l'impatto che l'ambiente ha sulla salute, non solo di produttivo. Questo è uno studio che stiamo pubblicando, l'abbiamo presentato 2 mesi fa in un congresso recente e abbiamo messo a confronto gli stessi soggetti il liquido seminale, la saliva, le urine, il sangue, e abbiamo visto come, per quanto riguarda i VOC, i composti volatili, in effetti il liquido seminale sia un importante bioaccumulatore e quindi lì si concentra in misura maggiore, e fra l'altro alcune sostanze le trovi nel liquido seminale ma non le trovi in altri fluidi. Questo è lo studio che poi è stato avviato dalla terra dei fuochi, la terra da cui io provengo, e che
in pratica è nato un po' per rispondere ad una condizione di crisi non solo ambientale, ma anche direi di disorientamento della popolazione. Perché questo? Perché questa diapositiva? Perché nella nostra area una serie di dati epidemiologici da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, da parte del Ministero, anche spesso contrastanti, sulle incidenze di malattie cronico-degenerative, in particolare cellulari, si muove di più, si muove di meno. Venivano dei rapporti che indicavano che in effetti in alcune aree della Terra dei Fuochi, quindi a cavallo delle province di Napoli e Caserta, c'è un eccesso di patologie rispetto ad altre aree della Campania, ma comunque in allineamento con quelle di Taranto, con quelle di Brescia, la differenza è che in Terra dei Fuochi sono 2 milioni e mezzo, a Taranto sono 100.000 abitanti, sappiamo che cosa inquina, a Brescia lo stesso, Terra dei Fuochi diciamo è un'area molto vasta, ci sono una serie di contaminanti che oggi si stanno cominciando a valutare attraverso uno studio molto importante che sta facendo l'Istituto Profilattico di tutte le matrici ambientali e animali, basta di fatto che questi dati venivano anche in qualche modo contraddetti dalle stesse istituzioni. Per cui si è creata una confusione nella nostra area proprio sulla base di questi studi che epidemiologici, statistici, che andavano quindi a verificare questo tipo di rischio salute in una zona rispetto all'altra attraverso appunto la misurazione di dati legati alla mortalità, all'incidenza di alcuni tumori in alcune zone e i dati di ricovero per sempre queste malattie. Noi abbiamo invece cambiato valutazione, abbiamo cercato di valutare che cosa? I sistemi organo-funzionali sentinella, cioè appunto gli apparati che più o meglio rispondono all'impatto ambientale, e l'apparato di produzione maschile in effetti, quello maschile e quello femminile, ma quello maschile per ovvi motivi è facilmente studiabile, rappresenta un sistema organo sentinella ideale per valutare quanto l'ambiente incide sulla salute generale. Quindi per capire appunto meglio il rischio biologico abbiamo cominciato, e soprattutto per questo indirizzo di prevenzione, invece di fare la conta dei malati e dei morti di tumore, cerchiamo di andare a valutare i rischi precoci per evitare morti e malati di tumore in tempi successivi. Quindi biomarcatori appunto che noi andiamo a valutare di esposizione e di effetto in parte di bioseminari per identificare segni più precoci di modificazione funzionale e strutturale prima che si manifesti il danno clinico. Questo è quello che abbiamo fatto. E come abbiamo fatto? Attraverso un sistema di biomonitoraggio, cioè siamo andati a fare delle valutazioni direttamente nei fluidi di queste persone, in particolare nel seme, che vivono in zone a differente pressione ambientale, ma che hanno lo stesso stile di vita, lo stesso indice di massa corporea, la stessa età, quindi campioni di popolazioni omogenee, per ridurre quanto più possibile i fattori confondenti. Quindi andiamo a fare una valutazione con il sistema di biomonitoraggio umano, che permette appunto di raccogliere dati sull'inquinamento personale, quindi ciò che rispecchia maggiormente la reale esposizione dell'individuo a quel determinato inquinante. Quindi superiamo la valutazione statistica che vi dicevo prima e andiamo a fare una valutazione più diretta del rischio. Sul seme sentinella, così l'abbiamo definito, e quindi questa chiave di lettura che noi riteniamo ideale nel rapporto ambiente-salute, quindi sulla doppia funzione di biosegnale marcatore dell'ambiente e della salute generale, abbiamo avviato questo progetto multicentrico di biomonitoraggio umano volto a ottenere una migliore comprensione degli effetti combinati dell'inquinamento ambientale, delle abitudini alimentari, degli stili di vita sulla salute umana. Il progetto si divide in due fasi. La prima fase è valutazione del danno precoce, quindi individuazione dei più sensibili, precoci e predittori e indicatori di rischio per la salute pubblica da inquinamento ambientale. Il libro seminale, chiave di lettura del rapporto ambiente-salute, e quindi appunto
elemento di base per conoscere il rischio non solo riproduttivo, ma il rischio per patologie cronico-degenerative dell'attuale e anche delle future generazioni. Ma una volta che noi diciamo che queste popolazioni vivono in una condizione di maggior rischio biologico, che cosa diciamo a queste persone? Non ve ne potete andare. Li vivete, almeno modulate l'impatto. Almeno cerchiamo di individuare una serie di sistemi, a partire dalle modifiche ovviamente dello stile di vita, per cercare di controbilanciare gli effetti negativi di vivere in cattivo ambiente, in particolare attraverso un regime alimentare sul modello mediterraneo, spinto ovviamente molto sui vegetali che hanno una grande capacità antiossidante, e ovviamente bio, perché non è che gli possiamo dire a queste persone mangiate frutta e verdura convenzionale, visto che sta piena di pesticidi. Quindi bonifica dell'uomo inquinato, poi vi faccio capire il sistema. Allora, questo è un po' tutto quello che facciamo, il progetto lo stiamo estendendo in diverse parti d'Italia, è esecutivo già in diverse parti d'Italia e in Spagna e in Grecia. Andiamo a fare tutte queste valutazioni, quindi una valutazione di diossine, metalli pesanti, PCB, nanoparticolato, bisfenol, talato, vabbè, quindi tutti i biomarcatori a disposizione, più tutta una serie di valutazioni dello stato ossidativo, metabolonica, lipidomica e redoxonica, oltre che i polimorfismi genetici. Questa è la seconda fase del progetto, e vi dicevo quindi quali sono i regimi dietetici che possono ridurre il bioaccumulo di sostanze tossiche, aumentando i meccanismi di citoprotezione e detossificazione, e quindi fare prevenzione per patologie cronico-degenerative. Questi sono dati che abbiamo pubblicato 2 anni fa, questo l'anno scorso prese il premio come migliore pubblicazione dell'anno, questa è un'altra pubblicazione che abbiamo fatto sempre riguardo appunto ai food fertility. Li ho messi insieme questi due studi perché sono 222 maschi non fumatori, non bevitori, non esposti professionalmente, residenti, lo stesso indice massa corporea, la stessa età. Di 222 ne ho dovuti visitare circa 900, 870, per prendere 222. E che abbiamo visto? Che questi soggetti presentano delle differenze importanti in termini di bioaccumulo di metalli pesanti. Quindi questi sono tutti eccessi statisticamente significativi, eh? Quindi 95% di plomo, 87% di ferro, rame 45%, alluminio. In particolare lo stato redox nel sangue non c'erano delle differenze, ma non significative. Le differenze significative le vedevamo invece sul liquido seminale. In più, sempre sul liquido seminale abbiamo visto delle importanti alterazioni della motilità e soprattutto della frammentazione del DNA spermatico e anche i telomeri spermatici, che hanno un comportamento diverso, opposto a quelli leucocitari. Anche qui abbiamo visto una differenza in termini di lunghezza, cioè se nei leucociti si accorciano, negli spermatozoi si allungano. L'invecchiamento allunga gli spermatozoi, così come appunto l'inquinamento. E queste sono delle differenze che abbiamo visto in particolare appunto nel seme. Questo invece è uno studio che ho fatto con dottor Stagatti, che forse qualcuno lo conosce, dove abbiamo messo a confronto alcuni soggetti della Terra dei Fuochi con soggetti della zona del Kosovo, dei militari del Kosovo, e andiamo a vedere un po' che cosa ritroviamo nel seme di questi soggetti. In effetti abbiamo trovato la presenza di nanoparticolato direttamente nel liquido seminale. Questo per farvi capire dove e come profondamente penetra il particolato e quindi come è profondo l'inquinamento. E questa è una diapositiva che dimostra la presenza di questo nanoparticolato, che può essere, è stato caratterizzato all'interno del nucleo. Questi sono i due cromosomi in fase di divisione. Questo è uno studio che ho pubblicato nel 2018, quindi sempre l'anno scorso, sulla la frammentazione del DNA e come in effetti è il DNA spermatico quello che risente, rispetto a tutti gli altri parametri seminali, dell'inquinamento atmosferico. Questo abbiamo messo a confronto circa 327 maschi, età media 37,
28 lavoratori dell'Ilva, 61 residenti della città di Taranto, 63 di Palermo, 70 Terra dei Fuochi, 105 residenti area Salerno. Allora, questi sono i valori di PM10, PM2,5 e benzene. Sono dati ARPA, Puglia, Campania e Sicilia. Per avere questi dati ci abbiamo messo un anno. Non ce li potevamo dare. Abbiamo dovuto fare non so quante lettere. Alla fine ce l'hanno dati e abbiamo potuto condurre lo studio. Allora, qua immaginate, questi sono i limiti per PM10, 2,5 e benzene. Al di là dunque dei lavoratori dell'Ilva, che respirano questa roba, però voi vedete l'altra colonna, che è quella di Terra dei Fuochi, che appare più inquinato rispetto alla città di Taranto. Qua è Palermo, eh? E invece, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che fra i parametri più sensibili all'inquinamento atmosferico era proprio la fermentazione, era proprio il DNA spermatico. Quindi il DNA spermatico, a differenza degli altri parametri, concentrazione e motilità, quella motilità ovviamente ne risente, ma in particolare il DNA spermatico, quello che risulta essere più sensibile all'impatto dell'inquinamento atmosferico. E questo certo non è una cosa positiva in relazione a quello che prima vi dicevo delle alterazioni che possono essere trasmesse e la maggiore suscettibilità a malattie delle generazioni, delle nuove generazioni. Il seme, questa è un'altra pubblicazione in cui dimostriamo che effettivamente il seme più del sangue rappresenta un marchio precoce e sensibile di esposizione ambientale, può essere considerato come un potente strumento per il monitoraggio delle popolazioni esposte e per avviare innovativi programmi di sorveglianza e prevenzione primaria delle aree a rischio. Queste sono altre pubblicazioni dove abbiamo visto ancora altre differenze in termini appunto di proteomica e di lipidomica fra le due popolazioni. Questo l'ho pubblicato nel 2018, il ruolo del lipido seminale come precoce mezzo di valutazione impatto ambientale sulla salute umana. La faccio passare. Questa è una cosa interessante. Allora, in effetti, se noi agiamo sul nostro ambiente, sul nostro territorio, noi possiamo ridurre e migliorare la qualità spermatica, un po' come le api. Le api risolvono, ci sono e sono numerose in ambienti poco inquinati, in ambienti sani. Ebbene, questo è uno studio che pochi conoscono, perché tra l'altro non lo trovate su PubMed, fatto nelle Fiamme, in cui c'era stato un calo importante dovuto a inquinamento da diossine negli anni dal 95 al 2007, dal 77 al 93. Poi c'era stato, a seguito di una serie di bonifiche del territorio, in particolare riduzione del peso di metalli tossici e diossina, c'è stata una ripresa della qualità spermatica. Il monitoraggio era stato fatto proprio sui ragazzi. Quindi adolescenza, finestre espositive, i giovani maschi come sentinelli della salute ambientale del territorio. E il parametro che era stato considerato più attendibile era la motilità. Certo, con gli strumenti di oggi potremmo avere delle informazioni ancora maggiori. Questo è un primo esempio di come modificando l'ambiente, quindi bonificando l'ambiente, si può agire sulla salute pubblica. Quindi qualcosa si può fare. Fondamentalmente, gli effetti dell'inquinamento del cattivo stile di vita inducono lo stress ossidativo. Questa è la rappresentazione di come, in effetti, queste sostanze inducono alla fine stress ossidativo attraverso vari meccanismi che vedete qui rappresentati. Come possiamo controbilanciare l'effetto degli inquinanti ambientali e quindi dello stress ossidativo conseguente attraverso la ingestione di queste sostanze. Sì. Quando si vede bene, sono i meccanismi attraverso cui c'è questo controbilanciamento degli effetti ambientali. Quindi i fitonutrienti hanno questa azione scavenger di modulazione epigenetica e quindi di attivazione dei sistemi di detossificazione tipo 1 tipo 2. Queste sono una serie di sostanze, di prodotti che hanno una grande capacità detossificante. Queste sono alcune voci bibliografiche, dove trovate un po' di questo ancora. Questo è uno schema che vi fa capire come da una parte cattivi stili di vita, alimentazione scorretta,
inquinamento induce stress ossidativo e quindi comporta tutte le malattie croniche degenerative, e poi invece come un stile di vita e una bella quota di antiossidanti provenienti da una dieta mediterranea vera e soprattutto spinta verso il vegetale e ovviamente bio, riesce a in qualche maniera controbilanciare gli effetti dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento, e quindi a ridurre e cercare di bilanciare lo stress ossidativo indotto dagli impianti. Il progetto lo stiamo calando in diverse parti d'Italia, anche in Grecia e in Spagna, quindi sono queste le aree di campionamento attuale. Abbiamo creato una rete nazionale del progetto, abbiamo presentato il modello anche in Europa. Questa è una prima evidenza pubblicata di come in effetti una maggiore adesione alla dieta mediterranea migliora la morfologia degli spermatozoi nelle zone inquinate. La prevenzione efficace si fa a questi livelli, anzi ancora prima, nella fase di preconcepimento. Dicevano i francescani nel 1600, per avere un figlio sano devi portare i tuoi, per avere un figlio sano dovete, dicevano alle coppie, di andare o in montagna o al mare per cercare appunto di far sì che i bambini venissero appunto, fossero appunto sani. Queste sono le fasi in cui bisogna fare prevenzione. Sto per finire, questo è il progetto che ci ha finanziato il Ministero della Salute, il progetto FAST. In pratica che cosa facciamo? Sono 400 ragazzi che abbiamo preso in tutte queste tre aree, ormai siamo alla fase del controllo, maschi, non fumatori, non bevitori, non esposti, tutti diciamo così lo stesso indice di massa corporea, anche qui siamo stati molto selettivi. A questi soggetti facciamo al tempo zero la valutazione del biomarcatore di esposizione di effetti, quindi metalli pesanti, diossine. Li diamo, una parte di questi li sottoponiamo a intervento nutrizionale con il modello mediterraneo spinto sul biologico, ora, e andiamo a valutare dopo 4 mesi e poi a 8 mesi le modifiche, sia in termini appunto di contaminazione al tempo zero, sia in termini di biomarcatori di effetto, epigenetici, ossidativi, eccetera. Quindi al tempo zero facciamo la prima valutazione, facciamo l'intervento e li ricontroliamo. Divisi in maniera randomizzata, quindi una parte fa l'intervento nutrizionale, una parte no, per cui vediamo le differenze tempo 0, tempo 4 e fra quelli che hanno fatto l'intervento. Questo invece è quello che stiamo facendo anche col sistema S-Drive, a tutti i ragazzi, la gran parte dei ragazzi gli facciamo l'analisi del capello e ora dobbiamo vedere che cosa è successo a chi abbiamo fatto queste modifiche anche con il sistema S-Drive. Vado oltre perché ho quasi finito, vabbè, queste sono tutta una serie di... abbiamo creato anche un po' per ribaltare l'immagine per i fuochi, il campo biotico proprio in terra dei fuochi, i ragazzi mangiano prodotti della nostra terra, bio ovviamente, i prodotti della terra dei fuochi sono i migliori perché abbiamo fatto anche degli studi con degli agronomi per valutare il potere antiossidante dello zucchino, per esempio, di Acerra, Giuliano, rispetto allo zucchino di Battipaglia o altre aree. Lo zucchino, dunque di Acerra, ha una concentrazione di antiossidanti maggiore di quello di Battipaglia. Cioè, grazie al nostro risultato, al di là dell'inquinamento. Quindi, in effetti, noi stiamo dicendo ai nostri ragazzi di andare al supermercato, mangiare i prodotti della nostra terra, purché siano coltivati con sistema biologico, e questo stiamo facendo. Infatti, dalla terra di fuochi, ortaggi salvare, un po' il contrario di quello che voi immaginate. Tutti i sistemi di detossificazione, questo è un altro progetto che ci è stato approvato, questo è un prodotto che abbiamo, diciamo, da poco messo insieme, tra l'altro in collaborazione anche con Giorgio, per appunto modulare l'impatto ambientale sulla salute. Questa è la composizione. Stiamo utilizzando Self Food insieme a EcoDefense in buona parte di questi soggetti, stiamo vedendo dei miglioramenti importanti, un po' perché Self Food è un motore mitocondriale e gli spermatozoi per muoversi hanno bisogno appunto di mitocondri efficienti, per cui a me sembrava naturale fornire d'ossigeno a questi spermatozoi, e devo dire che stiamo avendo risultati molto buoni da un anno che stiamo facendo. Finisco,
nella zona dove abbiamo visto che i ragazzi erano meno inquinati, abbiamo fatto un accordo con le istituzioni del territorio per fare della Valle del Sele, perché lì c'è appunto il fiume Sele, la Valle della Fertilità. Abbiamo fatto un accordo, una zona bellissima, qui abbiamo preso i ragazzi di controllo che avevano meno tossici e meno alterazioni delle asperate. Abbiamo fatto un progetto di stile di vita con durato 3 anni, alla fine abbiamo chiuso, questa è la deliberazione di giunta comunale, ridenominare la Valle del Sele, Valle della Fertilità. Abbiamo fatto un patto anche con il Parco del Sele. Il 9 gennaio, 2 mesi fa, mi hanno affidato il primo ambulatorio, il primo servizio pubblico di medicina e studio di vita in Italia, il primo di medicina e studio di vita in un'antologia al mondo, per cui crediamo che stiamo facendo una buona cosa e soprattutto concreta. Cioè noi in maniera concreta stiamo applicando quello di cui parliamo. Predichiamo quello che noi facciamo. Lo applichiamo, lo abbiamo applicato, lo stiamo, diciamo così, facendo sia in termini di ricerca sia in termini proprio clinici. Cioè questo è il primo ambulatorio, il primo servizio pubblico che usa questo sistema. Noi abbiamo fatto accordi anche con le aziende del territorio, viene il paziente da noi per un problema di infertilità, impotenza o anche diciamo così calcolosi veraci, invece di dargli il farmaco noi diciamo guarda, prendi l'olio da l'olio dell'orto che fa biologico, quindi la verdura da questo, cioè abbiamo fatto proprio degli accordi con queste persone per far sì che sia, prima vi ho fatto vedere la farmacia, noi stiamo cercando di fare la farmacia dell'ospedale con i prodotti nel territorio, ovviamente bio, e io penso che questa è la vera rivoluzione quando si mette insieme una ricerca indipendente, realtà associative, realtà imprenditoriali serie, e quindi crediamo che possiamo fare una bella operazione a partire dalla terra dei fuochi. Grazie. Grandissima condivisione e opportunità, è un esempio di come le cose possono essere fatte invece che parlare, fare. Vedo tanti che parlano ma nella loro vita hanno fatto sempre poco, e la teoria è bellissima se la mettiamo in pratica. E penso che tu Luigi sia una persona che fa le cose che dice, quindi praticare quello che si predica. Il secondo relatore, cioè l'altro relatore